Buongiorno ragazzi, credo proprio che questo sarà l'episodio di Sicilia Vlog più veloce di tutti, anche perché è quello conclusivo della serie che ho visto vi è piaciuta tanto. Sono felice che abbiate potuto apprezzare la rivoluzione Nyken direttamente sul canale, vedendo come si comporta questa moto negli scenari più vasti e vari della Sicilia, dai monti alle colline, al mare, alla polvere dell'Etna, alle città, al brecciolino e al pavé di Bronte. Abbiamo visto che comunque la moto è in grado di comportarsi alla grande, quindi ancora una volta ringrazio Yamaha per l'opportunità fornita e vi ricordo che trovate nella descrizione il link al sito di Yamaha dove vi spiega tutto quanto su come diventare ambassador della rivoluzione e portarvi a casa la Nyken e utilizzarla nelle vostre giornate per divertirvi sui passi o per viaggiare. Detto questo, la puntata di oggi, come l'ultima, ma vedete sono molto più sorridente perché questo è solo l'ultimo video del ritorno, quindi c'è qualcosa da vedere in questo video, ma non è purtroppo quello della scorsa settimana che ho rosicato tanto perché mi ha rovinato la parte più bella con Marso. E vabbè. Detto questo, oggi la sveglia per noi in Sicilia suona prestissimo, alle 5 per tutti noi, addirittura Fabio si è alzato alle 4 e mezza e abbiamo subito fatto i bagagli. Era ancora totalmente buio, bellissimo perché vedevamo la silhouette dell'Etna mentre stava sorgendo il sole e abbiamo fatto i bagagli in tempo record in 15 minuti. Io mi sono svegliato, lavato, fatto i bagagli, vestito ed ero già in sella alla Nyken. Bene, ci stiamo anche guardando questa bellissima alba Etnea e la nostra direzione ora è l'imbarco per San Giovanni. Alla fine siamo trovati molto bene sia a Cefalù che a Nicolosi, ma la nostra vacanza ora giunge al termine. Emozionante partire così presto, iniziamo il nostro viaggio, tiriamo dritti direttamente all'imbarco e da dove eravamo a Messina erano un'ora e mezza, un'ora e 40 più o meno e mi dispiace che qui non abbia registrato solo questo aspetto perché mentre ce ne andavamo, superato il casello dalla zona dell'Etna di Catania e ci avvicinavamo a Messina, sorgeva il sole e nel frattempo l'Etna ricompariva anche con i suoi colori lì. Proprio in questo momento che state guardando, ero lì che guardavo l'Etna e riflettevo su quanto sia diventato praticamente parte integrante di questo anno in cui sono stato per 3 volte in Sicilia. La prima volta, sicuramente a marzo, mi fece paura, no? Sentire i boati alle 2 di notte, non riuscire a dormire, sentire la polvere che cadeva, svegliarsi il giorno dopo pieni di polvere e a luna pioveva e pioveva polvere negli occhi che bruciava. Insomma, è stato una conoscenza con l'Etna un po' turbolenta. Poi la seconda volta a giugno per un weekend rapido in auto era lì che ruotava ancora, faceva la sua attività, ma era bello vedere la sua colata, no? Iniziava ad essere una relazione quantomeno di indifferenza. E poi però proprio in questo momento, mentre ce ne andavamo, ero lì che pensavo, vabbè, alla fine ormai dopo 3 volte che sono stato in Sicilia ho imparato a conoscerlo, ho imparato anche ad apprezzarlo, ho imparato che la vita in posti come questi viene inevitabilmente condizionata da questi mostri sacri naturali che devono dire la loro in alcune situazioni. Avete visto anche appunto tanta meraviglia nei video precedenti. Ma che sto dicendo? Allora c'era qualcosa di più da dire in questo video. C'è la giornata di ieri dove siamo andati alla colata del 1992. Facciamo una parentesi graffa e vi faccio vedere un po' la zona di Zafferana Etnea dove c'è praticamente stato un miracolo. La colata si è fermata a circa 400 metri dal centro abitato. Noi ci siamo andati con le moto e a piedi proprio dove si è arrestata la colata del 92-94. È durata 2 anni tipo quell'erezione. Eruzione. 2 anni di erezione, insomma. Racconta la storia, quindi qui cos'è successo? No, la storia l'hai letta tu, raccontala tu. No, detto, però comprensione del Io non ero testo, attento. non eri attento. Tu? Andava a cianucciare la Maidone. Praticamente. Dai, fai tu che sei quello più serio. Quindi cosa è successo qui alle spalle nostre? Diciamo che c'è stata una colata, così siamo stati molto fortunati. Possiamo concluderla un po' così. Se c'erano quel giorno sono stati molto fortunati. Hanno avuto uno spettacolo prima fila. Una discesa della lava nel 92 che si è fermata a 700 metri dal centro abitato. Se loro erano lì hanno veramente avuto una botta di freno posteriore. Dopo aver visto la colata nel 92 in realtà siamo anche andati a Taormina perché c'eravamo stati la sera prima anche
a Castelbuono, Castelgrande, insomma, sì, Castelbuono, mi sa, un posto famosissimo per una caratteristica, cioè per la presenza di elementi maschili, quelli dell'erezione, un po' ovunque, in particolare c'è un bar tutto pieno di questa roba qua, ma anche durante la visita della città si trovano souvenir, diciamo, proprio... Quindi dopo essere stati lì, che è praticamente la parte alta di Taormina, la sera abbiamo mangiato lì, il giorno dopo siamo tornati per pranzo a Taormina, l'abbiamo visitata, io c'ero già stato, ma un giro a Taormina è sempre bello farselo, e tra l'altro con le moto la viabilità di Taormina, che è un po' incasinata, si semplifica tanto. Un po' caldo, giusto un po' caldo. Ah, giusto, va bene, comunque... Ora arancino time, possibilmente senza vomiti. Non mettiamo pressione a Saverio. Non al ragù, allora. Non al ragù. Stiamo entrando nelle mura. Il nostro playboy lì davanti, sempre prima battuta. A destra? A destra? Sì. Dobbiamo scendere gli scalini. Mo si ragiona, altro che airbag là dietro. Paesaggio. Abbiamo lasciato le moto, ci siamo fatti la passeggiata sul corso, abbiamo mangiato gli arancini da Cristina, ve lo consiglio perché sono strepitosi, sono gli arancini più buoni che ho mangiato in Sicilia, specialmente finocchietto, pistacchio e spinaci. E quindi dopo aver rifocillato un po' i nostri fisici, ci siamo rimessi a finire il giro di Taormina. Siamo comunque passati da Giardini Naxos per una granita che ci stava. E appunto siamo tornati a casa perché andavano fatti i bagagli e perché il giorno dopo volevamo partire molto molto presto. E chiusa parentesi graffa, torniamo sull'autostrada perché ci siamo ormai avvicinati a Messina per l'imbarco. Ci imbarchiamo, bellissimo il traghetto aperto, avevo sempre preso il traghetto chiuso, che era caldissimo, una roba folle, invece quello aperto si stava benissimo, ci siamo affacciati, abbiamo salutato la Sicilia con un po' di tristezza, anche con una storia Instagram, se non mi seguite seguitemi su Instagram a questo username, e siamo poi arrivati in Calabria, il bello è che siamo arrivati in Calabria tipo alle 8:30, era prestissimo, e quindi abbiamo detto, beh... Sapete che c'è di nuovo? Andiamo a fare colazione a Scilla. Anche perché Scilla è veramente un posto bellissimo e si fa qualche curva interessante, stile costiera amalfitana, ma senza traffico, da San Giovanni fino a Scilla. Quindi abbiamo scelto di fare quel percorso lì, goderci ancora qualche ultima curva. Abbiamo trovato un bar sul mare, nel lungomare di Scilla, non sul mare, ma sul lungomare. E ci siamo fermati lì per una brioche e un cappuccino al volo. Dopodiché ci siamo rimessi in mare, abbiamo fatto una tirata bella lunga sull'autostrada fino a Sibari, siamo usciti da Sibari. Come al solito vi ricordo che l'itinerario di tutti i viaggi di Sicilia Vlog è nella descrizione dei relativi video, così sapete che percorso abbiamo fatto. E arrivati alla fine a Trebisaccio abbiamo pensato bene anche di prenderci un po' di anduia, perché... ne valeva la pena, e abbiamo ricevuto anche consigli interessanti da un uomo delle forze dell'ordine che ci ha detto occhio più avanti che ci sono gli autovelox, ieri ho preso una multa io, e quindi abbiamo ovviamente approfittato di questa indicazione. Mai stato meglio? Sì, mai stato meglio. Queste sono le clip bonus finali proprio, mi serviva un mai stato meglio. Me lo dice con la voce di Fabio? È stato meglio. Dopodiché siamo ripassati dalla zona di Roseto, bellissimo il mare, bellissimo il castello, e poi Basilicata, tirato dritto dritto dritto, tagliato per Matera, e alla fine siamo arrivati a Bari. Ragazzi, questo è stato il nostro viaggio in Sicilia, spero vi sia piaciuto, vi ringrazio quindi per aver seguito Sicilia Vlog, vi informo anche che la Nikon dopo questo periodo non la vedrete più, c'è un ultimo video registrato con la Nikon, ma ormai è già andata, non è più in mio possesso, è tornata dai proprietari, cioè da mamma Yamaha, che ringrazio ancora per avermi permesso di fare circa 3000 km, 3200 km sulla Nikon in quest'estate, in 2 mesi. E niente, sabato prossimo nuovo video che non vi anticipo ma sarà molto figo, quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, noi ci risentiamo quindi molto presto, ciao!